Sindacati di categoria soddisfatti dopo l'incontro tra Comune di Brindisi ed Eni Varzalis e l'avvio del programma di lavori straordinari previsti all'interno dello stabilimento di Brindisi. In particolare, il miglioramento del sistema elettrico con nuove cabine, oltre 30 km di cavi e le nuove interrelazioni tra la rete interna ed esterna dello stabilimento, con una lunga fermata legata ad un sostanzioso investimento. Attenzione è rivolta anche all'installazione del nuovo sistema di torce a terra. Un passo importante, spiegano i sindacati, anche in ottica futura, legata al progetto di riconversione green che richiederà un lavoro a medio e lungo termine sull'importante impianto brindisino. Siamo soddisfatti dei passi in avanti che si stanno realizzando a Brindisi, siamo soddisfatti perché riteniamo un momento di attenzione particolare da parte di Eni rispetto al territorio, rispetto all'impianto di Brindisi, una fermata che non è la solita fermata di routine, quindi si stava programmando per realizzare investimenti efficientamento energetico per calare l'impianto anche verso la cosiddetta transizione ecologica. Miglioramenti importanti, contenuti tutti all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale, in parte, e quindi sicuramente il sindacato è soddisfatto per quelli che sono gli investimenti e l'attenzione verso il territorio. Sicuramente è un percorso più lungo, diciamo che si stabilizza e si valorizza a livello industriale il cracking di Brindisi, che aveva già delle performance importanti sul panorama dei cracking, non a livello italiano ma a livello europeo.